Dunque, buongiorno, ci troviamo nella parte medio-alta di Borbona, un paese lungo la Salaria, in direzione Ascoli Piceno, distante circa 150 km dalla capitale romana. E in questa posizione, con questa inquadratura, intravediamo le vette del Gran Sasso. Come abbiamo capito, siamo in un territorio di montagna, un territorio incontaminato, un posto molto tranquillo. La strada che vediamo è la strada di accesso al casale. Diciamo che è percorribile quasi fino all'uscio dell'abitazione, se non fosse per quest'ultimo tratto sterrato. E la strada che stiamo praticando è una strada vicinale. Dunque, la proprietà si compone di questo grande fabbricato in pietra, che va ristrutturato nel suo interno e per quanto riguarda tetto e solai, è molto molto grande il fabbricato. Eccoci qui. Qui c'è questo grandissimo porticato che dobbiamo verificare se è accatastato il porticato. Lo vedremo poi nella documentazione. E un bellissimo colle di proprietà alle spalle del fabbricato. Non si conclude qui perché oltre al casale abbiamo quest'altro fabbricato in blocchetti di cemento. Vediamo. Possiamo comodamente arrivare con la macchina facendo un intervento sulla strada. Si tratta di pochissimi metri, due o tre, da rendere praticabili. E questa distesa di terreno molto grande, dovremmo arrivare circa a un ettaro, e si conclude poi sulla cima del colle, dove diventa particolarmente comodo e pianeggiante. Il paesaggio è certamente suggestivo, ripeto, è un paesaggio montanaro. Eccoci qui, il casale sorveglia tutto il paese di Borbona, questo grandissimo fabbricato anche. La cubatura, la metratura è sicuramente molto importante, è certamente importante l'intervento da andare a effettuare per renderlo abitabile, perché come ho già detto all'interno è un fabbricato grezzo, ci sono dei solai in legno, ma sono dei solai che non sono idonei per un'abitazione. La muratura è senza dubbio in ottimo stato e vigorosa. Molti interventi sono già stati fatti, si vede un cordolo di cemento per il tetto. La copertura non è esattamente dismessa, però certamente non è un tetto coibendato, che corrisponde alle normative più recenti.